Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buongiorno carissimi amici. Iniziamo questa giornata, questo sabato, che è sempre un sabato in cui siamo invitati a ricordare la Mamma Celeste. Ecco, lo iniziamo con la preghiera. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen. Ecco, ascoltiamo ora l'inizio del capitolo 18 di Luca, sentiamo dalla voce di Claudio. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio, né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: "Fammi giustizia contro il mio avversario". Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: "Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi". E il Signore soggiunse: "Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farò loro giustizia prontamente. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?" Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Questa parabola Gesù la dice per insegnarci la necessità di pregare sempre senza stancarci. Ecco, qui ci parla di una vedova e la sua preghiera presso il giudice disonesto è una preghiera di domanda. Fammi giustizia contro il mio avversario. Ecco, allora noi pensiamo adesso a noi stessi, pensiamo al nostro chiedere a Dio perché davanti a noi, oppure in mezzo a noi, dove noi viviamo, soffriamo problemi a causa di ingiustizie. Di qualcuno che magari non si comporta secondo giustizia e calpesta i più deboli. La vedova era anche la figura che rappresentava una categoria di deboli, di poveri. Ecco, una ingiustizia significa un forte che prevarica sopra un debole. Non è giusto. Ecco, di fronte a una ingiustizia si può fare tante cose, anche ribellarsi, protestare. Ecco, Gesù ci insegna a pregare. Pregare colui che ci può fare giustizia contro il nostro avversario. Ecco, la cosa sorprendente è che alla fine dice, e Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui, li farà a lungo aspettare. Vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ecco, qui la cosa strana è che Dio fa giustizia prontamente. Quindi non fa aspettare. Questo però a volte non ci sembra. Quindi come porre qui la cosa?
Noi chiediamo a Dio che ci faccia giustizia, a noi sembra che lui tardi tanto, lui ci dice, ma guarda che io agisco subito. Allora c'è qualcosa che non torna. Io prego, fammi giustizia, Signore. Lui agisce subito e io dico, Signore, perché non agisci? Non c'è una domanda alla fine. Ma il figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede sulla terra? Questa domanda forse è la chiave. Dio viene continuamente incontro a noi, nella storia, nelle situazioni. Ma io sono disposto a riconoscere la sua presenza, la sua venuta e ad accoglierlo. Così come lui viene, e questo è il grande problema. Ecco, forse la preghiera costante, incessante, diventa un aiuto attraverso il quale la grazia ci apre a riconoscere che lui sta venendo adesso verso di me. E guarda caso, il Vangelo di domenica scorsa ci parlava che lui viene incontro a me come sposo. Ecco lo sposo, andategli incontro, ma quell'ecco non dobbiamo pensarlo alla fine del mondo, pensiamolo adesso. Ecco, sta venendo, lo riconosci? Ecco, forse anche il fatto di essere vedova ci fa pensare alla nostra condizione quando ancora siamo senza sposa, sposo. Ecco, ci pensiamo come femminile, come anima, come ecco. Aspetto femminile, abbiamo bisogno dello sposo. Ecco, quando siamo senza lo sposo e la vedova è senza lo sposo, questa condizione è la condizione più grande di ingiustizia, perché noi siamo fatti per essere una cosa sola con lo sposo. Sposa e sposo non sono più due, sono un'unica realtà e se manca l'altra parte, sono incompleto e questo è sommamente ingiusto. Ecco, quindi la prima grande ingiustizia che Dio vuole colmare è questa, che noi siamo completi accogliendo Lui che si offre per essere una cosa sola con me. E allora tutte le altre ingiustizie, sì, le vedremo, ma avremo forza per capire le strade, le vie di soluzione. Ecco. Ci fermiamo così e non cessiamo mai di pregare, perché proprio quando pensiamo che Dio non risponda, ha già risposto, ma la preghiera aiuterà i nostri cuori ad aprirci e a scoprire la sua risposta già presente. Vieni Gesù, riempimi di te. Ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore. Donami tutto te. E con te donami le tue virtù. Amami Gesù. Fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie Gesù. Grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono, soltanto perché tu sei buono. Vieni da me. Che io vengo da te e siamo una cosa sola. Proprio come sposo e sposa sono una cosa sola. Amore e misericordia e miseria, una cosa sola. Il mondo ha bisogno di te. Amore e misericordia, fa che io ti porti nel mondo intero, perché questa è la giustizia. Il Signore sia con voi. Col tuo spirito. Per intercessione della Mamma Celeste, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. A lunedì, grazie e a presto, buona domenica.